Bambini a piedi nei percorsi casa scuola accompagnati da volontari e polizia locale. È il progetto Pedibus organizzato da Comune di Pordenone, Associazione Piccoli Passi, Polizia Locale e Scuole. Questo lavoro di squadra ha portato a moltiplicare il Pedibus, questi serpentoni colorati e allegri di ragazzi. Da un lato si insegna ai ragazzi che si può andare a scuola a piedi ed è un insegnamento indiretto anche ai genitori. Significa alleggerire anche la questione della sosta dinanzi alle scuole, che è stato sempre un problema, e significa anche dare un'educazione ambientale a questi bambini, i quali tra l'altro poi insieme socializzano e si divertono. Con l'adesione della primaria narvesa, le linee del Pedibus sono diventate 13 per 8 scuole partecipanti. Ieri abbiamo fatto un conto delle iscrizioni e ci sono 333 bambini che vanno a scuola a piedi. Una parte di questi anche in bicicletta, perché uno dei plessi ha anche il ciclobus attivo un giorno alla settimana. I volontari li cerchiamo sempre. Ci crediamo profondamente, prima di tutto perché è un progetto che mette assieme la scuola, le famiglie e il benessere dei bambini, che per noi è molto importante. Positivo anche l'impatto sul traffico. Più bambini usano il Pedibus, meno autovetture ci sono per strada e quindi un beneficio per la città, alleggerimento del traffico e sicuramente benessere per il nostro ambiente. È un traguardo che noi riteniamo importante per la nostra viabilità, ovviamente decongestionare le zone delle scuole nei momenti caldi, del classico accompagnamento dei bambini, è un momento importante sia per i genitori ma soprattutto per le nuove generazioni che imparano ad andare a scuola con una diversa mobilità.